Se ti trovi nella condizione di ristrutturare casa, parliamo di ville o abitazioni singole, scegliere la pompa di calore è l'unica strategia per dipendere il meno possibile dalle fluttuazioni dei costi energetici, ma non solo. Vediamo insieme tutti i perché, ma prima iscriviti al canale video e ci vediamo dopo la sigla. Ripeto, parliamo di abitazioni singole, no appartamenti, no condomini. Concentriamoci su ville o abitazioni singole o porzioni di plurifamiliari, ma sempre abitazioni terra-cielo per capirci, dove hai fondamentalmente lo spazio per inserire l'unità esterna della pompa di calore, lo spazio per fare all'interno una centrale termica, anche se con la soluzione H3P armadio termico oramai basta solo un metro quadro, e dove hai un ampio tetto per autoprodurre l'energia dal fotovoltaico. Ripeto, va sempre bene cercare informazioni per capirne di più, perché è l'unico modo per fare scelte consapevoli, ma evita il fai da te e posso assicurarti che con tutte le informazioni che ci sono nel web, col fai da te si fa gran poco e difficilmente si riesce a capire cosa e come fare in modo corretto tutto ciò che serve. Scelta consapevole per capire le persone con le quali avere a che fare durante il progetto di ristrutturazione o banalmente di retrofit. Veniamo a noi, perché la pompa di calore è la soluzione più intelligente quando ristrutturi casa. Sicuramente il primo punto, come dicevo, è quello di evitare il più possibile le fluttuazioni dei costi energetici. Perché? Perché il metano costa sempre di più, il GPL costa sempre di più, il pellet e la legna costano sempre di più e inoltre ti rendono vittima dell'impianto perché serve molto tempo per starci dietro. Scegliere la via del tutto elettrico vuol dire sostanzialmente selezionare una serie di componenti per gli impianti, per il benessere, per il comfort di casa tua, che una volta tarato a puntino ti fanno dimenticare che esista e quindi tu dovrai solo ed esclusivamente goderti i benefici delle scelte di un impianto 100% elettrico. Anch'io adoro il fuoco, per capirci, il fuoco da compagnia, come dico sempre, non ha prezzo, soprattutto se hai bosco, giardino o comunque hai modo di avere legna gratuitamente. Però attenzione, fuoco, che sia fuoco, legna o pellet, richiede tempo. E inoltre, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non sono proprio il massimo. Senza scendere nei dettagli, possono dare classi di efficienza altissime, ma comunque metti nell'aria qualcosa che non è assolutamente bello respirare. Essere indipendenti vuol dire fondamentalmente autoprodurre tutta l'energia che ci serve, ben venga se c'è la possibilità di produrne anche di più. Bisogna poi convertire quell'energia elettrica in energia termica e ovviamente la strategia migliore per perfezionare il lavoro fatto è gestirla nel migliore dei modi, sempre senza fare una malattia. Gestirla in modo pratico, legge di Pareto, l'80% dei risultati col 20% dello sforzo è sempre il benvenuto. Se ristrutturi casa, puoi sempre inserire una pompa di calore, anche se ti dicono di no, ma con i radiatori, ma col freddo, ma se non fai il super isolamento. Cazzate. Fondamentalmente, le pompe di calore possono sopperire a tutti i fabbisogni energetici, basta saperci fare, basta saperle calcolare in modo corretto e saperle gestire. Tante volte, ahimè, i professionisti conservativi la sconsigliano per il semplice fatto che non sono certi di quello che ti potrebbero consigliare. Quindi, senza andare contro, ragazzi, facciamolo in modo pratico. Se il tuo desiderio è la casa elettrica e il professionista che è davanti ti dice di no, cambia professionista. Ma non scegliere tu, non essere tu a dire io voglio la casa elettrica con la marca X col componente Y. Mi raccomando, la responsabilità deve essere di qualcuno. Tua è quella di scegliere i professionisti, il professionista è quello di darti il prodotto che ti piace. Se pensi che la marca sia la soluzione massima al problema, io
Io ti faccio tanti auguri perché il 90% delle volte si dimostra l'esatto contrario. Ovviamente, quando ristrutturi, devi pensare anche all'involucro. E come dico sempre, prima pensa al tetto, poi agli spifferi, finestre, porte e quant'altro. Il cappotto, certo, se puoi, ben venga, ma se non puoi perché l'edificio è vincolato per gli spazi, per l'estetica, non ti preoccupare, le soluzioni ci sono. Bisogna applicarli in modo intelligente. Per forza di cose, la prima legge per arrivare ad essere energeticamente indipendenti è tappare i buchi del secchio. Certo, ripeto, spifferi e tetto sono già più della metà del problema. Pensa a quello, per il cappotto c'è tempo. Ti posso assicurare che dopo averne fatte più di 400 e averle monitorate, senza cappotto, ma con un buon tetto, non dico isolato all'ultimo grido, un buon tetto, un buon isolamento e ovviamente finestre dove non ci sono spifferi, il benessere e il comfort dentro è elevatissimo e le spese energetiche sono altrettanto buone, quindi non c'è da preoccuparsi, non c'è da diventare matti, non serve la casa passiva. Bisogna fare i conti con l'involucro, con la zona, con gli spazi e anche con il budget. Ovviamente la pompa di calore si sposa tantissimo con le soluzioni radianti, come diciamo noi ironicamente è la sua morte, ma funziona benissimo anche con termosifoni, può alimentare anche soluzioni ad aria e inoltre una scelta intelligente, un impianto fatto bene ti consente di avere un'unica macchina per riscaldare in inverno, per raffrescare in estate, per produrre tutta l'acqua calda sanitaria che ti serve. Bisogna dimensionare in base all'involucro e alla zona, non c'è da preoccuparsi per il freddo, per l'inverno, per le basse temperature, per le bollette, si calcola tutto. Ci sono software, ci sono modi e metodi precisi per farlo che ti danno quella tolleranza che può dare enorme sicurezza nell'investimento. Bisogna stare attenti a scegliere, ma ti ripeto, la scelta maggiore, la scelta più delicata, spesso è nelle cose che non vedi. Un impianto va dimensionato, va progettato, va installata la regola dell'arte e soprattutto vanno evitati, come la peste, i vecchi metodi, ma abbiamo sempre fatto così e funziona. Sono da evitare. Un impianto, una casa che sceglie di sfruttare al 100% una pompa di calore ha bisogno di molte attenzioni, che per noi che facciamo questo tutti i giorni ormai è banale, ma ahimè, per chi è conservativo, chi non ci crede ancora tanto, c'è veramente tanto da imparare. Soprattutto ricorda sempre una cosa: la pompa di calore nel processo è la macchina che converte l'energia elettrica in energia termica. Certo, deve farlo nei modi e nei momenti in cui è più conveniente. Ma il cuore vero del sistema, cioè dove l'energia elettrica viene convertita e poi deve essere gestita per essere distribuita in casa, è la centrale termica. I componenti più delicati, quelli che possono determinare e fare la differenza tra un impianto che funziona bene e uno che ti lascia al freddo o che ti lascia costantemente con problemi, è lì, è nella centrale termica. Per quello dico sempre, attenzione che non è la marca a risolvere il problema. Come ti dicevo, produci l'energia elettrica dal fotovoltaico, la converti in energia termica e la gestisci con quella che noi chiamiamo termoregolazione. Produrre energia elettrica bisogna sapere i numeri, bisogna saperli estrarre. Quindi l'obiettivo è capire quanta energia serve per la casa, per il caldo, il freddo, la produzione di acqua sanitaria, tutto quello che ovviamente tu ci vivi, quindi l'energia che consumi vivendo. Abbinarla, unirla alla pompa di calore e tutto quello che magari in un secondo momento ci si può aggiungere e dimensionare il fotovoltaico adeguato. Non si tratta più 3 kW, 4 kW, 6 kW. In questo caso abbondare è meglio che deficere e se hai tetto a sufficienza, tanto per capirci, per fare la pratica, lascia perdere la batteria, spingi di fotovoltaico, avrai sempre e comunque maggiori benefici. Dopodiché quell'energia la converti con la pompa di calore, quindi tendenzialmente cercherai di far funzionare la macchina più durante le ore diurne e un po' meno nelle ore notturne,
Ma non fare una malattia, non serve, tranquillo. Sicuramente d'estate è più facile, d'inverno è un po' più difficile perché ci sono meno ore di sole, certo. Ma comunque, bene o male, nei 5 mesi invernali riesci a soddisfare un 40-45% di quello che richiede la pompa di calore per riscaldare casa, che non è poco. Nessuno ti regala il 40-45% di metano, di GPL, di legna, di gasolio, eccetera, eccetera. E questa è la cosa più difficile da trasmettere a chi proprio non la vuol capire. Ma il fotovoltaico d'inverno non mi basta. È vero, non si fa il miracolo. Ma capisci che risparmiare un po' meno della metà è comunque un grande investimento e quella che produci in estate e metti in rete, ti ricordo che a giugno prende un valore economico e viene bonificata nei conti correnti del proprietario dell'impianto fotovoltaico. Quindi, ragazzi, le cose bisogna capirle bene per farle al meglio. Tutto qui. Non bisogna credere alle leggende metropolitane, bisogna andare dai professionisti. Perché se studiamo per applicare le soluzioni e lo facciamo rendendo felici le persone, non capisco veramente perché piuttosto di farlo con chi fa felici i clienti e le persone, a volte si sceglie il professionista che è ma io, è ma io, è ma io, e i risultati che vediamo sono questi. Sono drammatici, sono persone al freddo, sono bollette care, sono macchine poco funzionanti. E tutto quell'insieme di leggende metropolitane che è ma io, è ma io, è ma io. Basta. Lasciamo da parte chi non crede e chi non investe tempo, non investe, chi non vuole capire, non vuole sposare le nuove tecnologie, le combatte, abbracciamo il cambiamento e sfruttiamolo in modo intelligente, ovviamente a nostro vantaggio. E ripeto, ma in inverno, ma con il freddo, ma con la neve. Ma ho sentito l'amico Mario del bar, ma mio cugino, ma il centro assistenza, ma tizio, ma ho letto su Facebook. Basta. Chi non sa fare bene il proprio lavoro, chi non sa calcolare e dimensionare correttamente la macchina, chi non sa scegliere la corretta tipologia della macchina e chi non riesce a capire la differenza tra un prodotto economico e un prodotto performante, santo cielo, se non si hanno queste capacità, in giro si fanno i danni. Ma quando si fanno i danni, non è colpa del sistema, non è la pompa di calore che non funziona. Sono stati scelti i professionisti sbagliati. Quindi, se le cose non vanno, basta dire che è la tecnologia. Facciamo un attimo di luce e usiamo la lente di ingrandimento per i professionisti, persone improvvisate, persone che fino a ieri facevano tutt'altro lavoro, mancanza di conoscenza, mancanza delle regole di base dei flussi d'acqua che devono far girare nel migliore dei modi un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Lì si fa la differenza, non sulla marca. La pompa di calore è un sistema efficace ed efficiente, l'abbiamo dimostrato, latitudini, longitudini, temperature alte, temperature fredde, termosifoni, impianti radianti, impianti ad aria, tutto. Basta saperle progettare. Funzionano se sai come farlo. E ovviamente se sei disposto ad affidarti a dei professionisti e se percepisci che se un professionista ti chiede qualcosa in più ma ti porta dei risultati, è il miglior investimento che puoi fare. Altrimenti io come sempre posso solo dire buona fortuna. Spesso quello che devo ripetere costantemente, si fa prima a denigrare un qualcosa che non si conosce rispetto che a comprenderlo e si ripete all'infinito la storia della volpe e l'uva. Siccome io non ci posso arrivare, allora quella roba lì non funziona. No, siamo pragmatici, dai, l'abbiamo dimostrato. Da anni continuiamo a farlo, abbiamo clienti che parlano per noi, quindi il problema non è il sistema. Da qui i miei tre consigli. Il primo, te lo ripeto, concentrati sui professionisti che devono fare quella parte specifica di lavoro più che sulla marca. Avere un po' di cultura ti
aiuta sicuramente a fare una scelta consapevole, ma ricordati, ti ripeto, che tu scegli i professionisti, non i componenti. Se i professionisti ti propongono componenti che non ti piacciono, non è detto che sia il professionista giusto, ma non è neanche detto che tu magari possa basarti su informazioni sbagliate. Quindi attenzione, conoscere per capire sì, esagerare no, altrimenti prenditi la responsabilità e fattelo. Punto. Gli elementi di cui ti spiegavo sopra devono dialogare tra di loro. Solo quando acqua ed energia si scambiano informazioni, allora ottieni il massimo dei risultati e arrivi al massimo del comfort. Non è follia, si chiama termoregolazione, ma non è banalmente un termostato sulla stanza e un display dove vedere le temperature. È una logica un po' diversa, è anche un cambio di mentalità. Non è difficilissimo, ci sono alcune piccole regole di base. Ma ripeto e sottolineo, senza mai farne una malattia. Quello che serve per ottimizzare i risultati è vivere la casa confortevolmente. L'ultima cosa, la più importante. Scappa da quelli che ti dicono, ho sempre fatto così, e non chiedergli di fare qualcosa che non sono in grado di fare. Perché quando te ne accorgi, sarà sempre troppo tardi. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima.